Un'iniziativa unitaria con le istituzioni, qui al Palasport di Iesi tanti lavoratori di Banca Marche, obiettivo lavorare affinché la banca mantenga la sua autonomia. Il mantenere l'autonomia della banca significa tutelare il lavoro, un tipo di lavoro che genera lavoro, per questo l'abbiamo aperta alle istituzioni, alla politica, alle associazioni di categoria, alle fondazioni, per far capire a tutti quanti questi attori politici, economici del tessuto economico e sociale, che Banca delle Marche è una sorta di bene pubblico, un bene che a tutti quanti deve appartenere. La preoccupazione principale è che la nostra banca, dopo le vicende di bilancio degli ultimi mesi, possa perdere l'autonomia. Questa manifestazione non è una manifestazione contro, ma a favore dell'autonomia, perché noi riteniamo che senza autonomia il nostro istituto perderebbe le sue caratteristiche e il territorio perderebbe il vero interlocutore economico che in questo momento ha. No ai licenziamenti è quanto ha detto anche recentemente il direttore Goffi, quindi da questo punto di vista non ci sono grosse preoccupazioni. Le preoccupazioni non riguardano in questo momento se il posto di lavoro rimarrà o non rimarrà, non siamo in queste condizioni, la banca è viva, la banca è forte. Certo è che se l'autonomia venisse messa in forze, il rischio di lavorare, di conoscere il lavoro con l'attenzione al cliente, con le preoccupazioni per le famiglie e per le imprese verrebbe meno. Abbiamo vissuto noi come sindacalisti le vicende delle banche marchigiane che hanno passato situazioni di questo tipo, che poi sono approdate in grandi gruppi. A quel punto il rapporto con il cliente e con il territorio viene a mancare.